Ciao, sono Sabrina e oggi siamo qui a Zoo Garden di Paderno della Steflor e vi voglio presentare questo simpatico animaletto che si chiama Dagu del Cile. Chiaramente è un piccolo roditore diurno che, come vedete, è molto attivo e proviene dalle zone del Cile, abita in varie zone, sta sia in montagna che nei boschi, ma ama stare al calduccio, quindi si scava tantissime tane nel sottobosco con varie stanze, perché è un animale molto pulito, quindi ha la sua stanza dispensa, ha la sua stanza gabinetto e la stanza dormi, dove dorme. Abita in comunità, quindi non è un animale che ama stare da solo e inoltre non va mai in letargo, per questo crea tantissimi problemi alle coltivazioni del Cile. Tenerlo in cattività, come vedete, è molto attivo e è un abile arrampicatore, perciò gli dovremo fornire una bella gabbia ampia, in altezza, quelle da cincilla vanno benissimo, con tantissimi tubi, tantissime anche piccole zone dove si può arrampicare con scale, legni, tronchi e dove può anche mettersi nascosto, No, quindi ma neanche gli mangiare daremo può. una bellissima lettiera morbida dove può stare al calduccio. Come alimentazione è Vivo? strettamente erbivoro, perciò deve mangiare solamente fieno, Minuta. erbe fresche che gli piacciono tantissimo e il cibo che si trova in commercio specifico per Degu, quindi senza sementi e senza grani. Per il resto l'acqua è sempre a Giusto? disposizione ed è non dargli Grazie. assolutamente da mangiare cose dolci perché gli fanno malissimo. E con le persone è molto socievole, come vedete si fa tranquillamente maneggiare, si fa Grazie, ciao. accarezzare, rosicchia un po' tutto e ama tantissimo essere accarezzato. Vive in media 12 anni, quindi preparatevi a una lunga vita felice insieme al vostro Degu e mi raccomando non tenetelo da solo, tenetelo almeno con un'altra femmina, un altro maschio perché ama stare in compagnia. E adesso noi vi salutiamo con una bella coccola sotto al mento che ci piace tanto e a presto!